Le eccezionali prestazioni di queste vetture sono state raggiunte per gradi attraverso un lungo lavoro cominciato nel dopoguerra. Di Ferrari se ne producono solo 2500 l'anno e l'80% di esse viene venduto all'estero, dove sono particolarmente richieste. L'ingegnere Enzo Ferrari, un uomo che è leggendario, è il papà di queste stupende creature della meccanica, sognate e desiderate da tutti, piccoli e grandi. È molto difficile entrare alla Ferrari, ma siamo riusciti ad avere un permesso straordinario. Si può cominciare dalla fonderia per seguire la costruzione della cosa più importante, il motore. La prima fase consiste nella preparazione degli stampi, realizzati con materiale resistente al calore, che viene modellato secondo la forma desiderata. Dalla fonderia passiamo ai reparti della meccanica, dove comincia la costruzione del motore. Il pezzo grezzo viene lavorato da una potente macchina automatica, comandata elettronicamente. E la mano dell'artigiano torna indispensabile quando si prosegue nella costruzione del motore. Un insieme molto complesso, fatto di tanti elementi, ognuno dei quali, prima di essere montato, viene pazientemente controllato. Alla fine di questa fase, si può vedere l'incredibile spettacolo di file e file di motori completi. Dal reparto carrozzeria arrivano intanto le scocche già verniciate, che vengono montate sui rispettivi telai. Con lievi correzioni, piano piano, il potente propulsore si inserisce nel vano che gli è riservato. A prima vista sembra impossibile che vi possa entrare, ma seguendo l'operazione si assiste alla dimostrazione delle sue perfette proporzioni. L'incredibile potenza dei tanti cavalli a disposizione è prossima a trovare il suo sfogo naturale. Il prodigio è compiuto. Dai semplici lingotti di metallo si è arrivati al prodotto finito. Ed ecco le macchine, pronte ad aggredire l'asfalto con tutta la loro potenza. La loro linea, dallo stile inconfondibile, è dovuta a quel mago del disegno che è Pininfarina, da sempre prezioso collaboratore della Ferrari. Si può ammirare una vettura aperta come fosse un superbo giocattolo, somigliante ai modellini di auto con cui giocano i bambini. Ma il contachilometri ricorda che questa macchina non è un giocattolo, che è un bolide formidabile da 300 km l'ora. Si arriva così alla pista di Fiorano, la stessa in cui vengono provate anche le Ferrari da corsa, le macchine di Formula 1. Le difficoltà del tracciato costituiscono una dura prova per le vetture, nelle diverse condizioni di marcia possibili, dal rettifilo, in cui si può correre alla velocità massima, alle curve, alcune delle quali molto impegnative, che verificano le straordinarie capacità dei freni e del cambio e l'eccezionale tenuta di strada delle Ferrari. Ora, verrebbe solo voglia di salire su una di queste macchine e di andarsene via lontano.